Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Personal Doctor. Oggi parliamo delle nuove frontiere della medicina, un tema veramente accattivante e molto interessante. Ai microfoni della trasmissione odierna abbiamo il professor Bruno Della Piccola, direttore scientifico dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, che è collegato tramite audio Zoom, lo spiego al pubblico, ci sono stati dei problemi tecnici, ma si sente tutto benissimo. E a condurre la trasmissione odierna c'è il giornalista scientifico Alessandro Malpelo, che saluto e a cui lascio la parola per introdurre il tema. Grazie, siamo collegati appunto con il professor Bruno Dalla Piccola, che è uno scienziato di fama internazionale. Si è celebrata recentemente la giornata internazionale delle malattie rare, e chi meglio del professor Dalla Piccola ci può dire quali sono le ultime frontiere in capo alla terapia genica e in generale la nuova cosiddetta medicina di precisione. Notizie all'ordine del giorno ce ne sono sempre, e proprio, diciamo così, di queste ore, proprio di oggi, la notizia più di una riguarda la le novità per malattie neuromuscolari. Abbiamo un farmaco che ha ottenuto una importante affermazione, un semaforo verde. Abbiamo un'altra notizia per quanto riguarda sempre la scoperta di ricercatori di una mutazione di una proteina che è in grado di predire la fibrosi epatica nei bambini e negli adulti, con ripercussioni per quanto riguarda il trattamento del fegato grasso. Insomma, di carne al fuoco ne abbiamo tanta. Se il professor Dalla Piccola è collegato, intanto lo salutiamo e grazie di essere intervenuto con noi. Professore, quali sono le nuove frontiere della medicina e della terapia genica oggi? Beh, innanzitutto grazie per l'invito. Io direi che in sintesi le nuove frontiere sono quelle che sono guidate dalla cosiddetta rivoluzione genetica, quella rivoluzione che simbolicamente ci fa risalire alla conclusione del sequenziamento del progetto genoma umano, quindi a 20 anni fa. La rivoluzione genetica è stata in primis una rivoluzione tecnologica e nella fattispecie ha consentito di mettere a punto delle macchine che consentono, a costi oggi molto contenuti, di analizzare all'interno il nostro genoma. Questo ha avuto un duplice impatto. Uno impatto riguarda le conseguenze a livello di diagnostico. Non dimentichiamoci che noi abbiamo oggi 8.000 malattie rare, per la maggior parte non conosciamo ancora le basi biologiche di queste malattie, ma sappiamo che il 90% di queste malattie sono geneticamente determinate. Quindi avere la possibilità di accendere i fari sul genoma ci consente di risolvere parte questo problema. E difatti, con l'esperienza che noi altri in giro per il mondo abbiamo acquisito negli ultimi 108 anni, possiamo dire che nel 60% dei pazienti che arrivano senza diagnosi noi riusciamo a trovare il meccanismo delle malattie. Quindi il primo impatto della rivoluzione è stato a livello della possibilità di fare diagnosi che prima era impossibile. Ovviamente la diagnosi è il punto di partenza di un percorso molto complesso che ha un impatto sia sulla comprensione della nosologia delle malattie, sia la comprensione del meccanismo con quale è originato, quindi un'informazione che noi possiamo consegnare alla famiglia per sapere se la malattia ricorrerà nella famiglia, se ci sono rischi eccessivi nel caso di future gravidanze. Questo ci consente anche di fare programmi di prevenzione laddove siano indicati e soprattutto, e questa è la notizia più importante degli ultimi anni, la possibilità, una volta conosciute le basi biologiche delle malattie, di fare quella che noi oggi chiamiamo la medicina di precisione, cioè identificare quei bersagli molecolari che noi possiamo contrastare con farmaci diversi. E quando uso il termine farmaci lo metterei tra virgolette ad indicare che non sono sempre molecole,
come esempio il caso della fibrocistica, che oggi si cura in maniera molto rivoluzionaria con delle molecole che riattivano quel canale ionico del cloro che ha alterato la malattia, ma parlo anche di cellule ingegnerizzate, quindi parlo di protocolli di terapia genica che oggi stanno subendo veramente una evoluzione in senso favorevole, nel senso che per 20 anni la terapia genica è stata fuori dall'inizio perché non si conoscevano gli strumenti adatti per veicolare all'interno delle cellule mutate il gene funzionante. La rivoluzione che in questo caso è avvenuta attorno a 20 anni fa e oggi disponiamo per alcune dozzine di malattie, sia malattie somatiche, costituzionali, sia malattie oncologiche, disponiamo di strumenti che sono in grado effettivamente di contrastare il meccanismo molecolare della malattia e quindi curare in maniera precisa il paziente. Io sottolineo sempre medicina di precisione piuttosto che medicina personalizzata, perché se è personalizzato è un po' troppo ambizioso per quello che ne sappiamo oggi noi, perché personalizzata presuppone che noi conosciamo cos'è una persona e di fatto oggi noi non sappiamo cos'è una persona a livello biologico. La persona è il risultato dell'interazione tra gene ed ambiente e l'esposoma, cioè il fattore ambientale, il stile di vita, è un aspetto fondamentale sulla modulazione del nostro genoma. Di questo sappiamo ancora molto poco, anche se ci stiamo attrezzando anche su questo argomento. Mentre è realistico parlare di medicina di precisione perché significa poter, con strumenti veramente mirati, contrastare le basi biologiche della malattia. E questo appunto lo fanno una serie di molecole e di cellule ingegnerizzate che consentono oggi di fare quello che gli americani chiamano il care, il passare da care a cure, passare dalla presa in carico la cura cointesa come guarigione della malattia. È un obiettivo che oggi si comincia a fare per alcune dozzine di malattie genetiche. Grazie professore. Una notizia del quale parlavamo poco fa era appunto che comunicato dell'AIFA di queste ore di ieri sera che ha approvato la rimborsabilità della terapia genica per tutti i bambini affetti da ESMA, da questa patologia e ci dà questa notizia la possibilità di raccontare un problema concreto, un fatto concreto che si avvia a soluzione, cioè stiamo parlando dell'atrofia muscolare spinale che il professor Dalla Piccola ci spiegherà bene che cos'è, perché è una malattia paradigmatica nell'ambito delle malattie rare e relativamente frequente. Già in precedenza avevamo dei farmaci per affrontare e per lenire le conseguenze di questa condizione patologica. E oggi abbiamo la notizia che l'azienda che produce questo primo esempio di terapia genica, che se non vado errato viene prodotta addirittura in Italia, in stabilimenti molto sofisticati, questa terapia ha avuto un riconoscimento di piena innovatività. Quindi nella forma di atrofia muscolare spinale di tipo 1, potrà essere prescritta. Io adesso di nuovo passo la parola al professor Dalla Piccola per chiedergli paradigmatica questa notizia, cioè come l'atrofia muscolare spinale altre terapie geniche fioriscono in questi mesi. Quindi è la nuova frontiera della medicina, le domando. Sì, esattamente. Lei ha toccato un caso estremamente importante perché non parliamo solo di una malattia che è rara, ma di una malattia rara relativamente comune. Si calcola che un bambino ogni 8.000 nasce con questa condizione che è dovuta a un problema di degenerazione delle corde anteriori del midollo spinale che consente a questi bambini di avere una motilità estremamente limitata, una malattia progressiva. Una malattia che per la verità è un gruppo di malattie, perché conosciamo da 3 a 4 sottotipi di questa malattia. Quella a cui fa riferimento lei, la forma di tipo 1, si chiama anche sindrome di Verdi-Hoffmann, è una condizione che è letale tra il primo e il secondo anno di vita. La buona notizia è che questo farmaco cambia veramente la storia naturale di questa malattia e questi bambini, se presi per tempo, non muoiono più. Qual è il limite di tutto questo? È che bisogna fare una diagnosi precoce e bisogna che il trattamento venga fatto nei primi 6 mesi di vita. Adesso si sta vedendo se poter estendere anche questo limite temporale,
ma in effetti oggi i risultati migliori sappiamo, questo vale non solo per l'atrofia muscolare spinale, ma anche per altre malattie neurodegenerative. Quando abbiamo una cura bisogna fare il più presto possibile prima che la malattia instauri un percorso di degenerazione a livello dei tessuti tale che non si riesce più a recuperare l'integrità anatomica della funzione. Si possono di solito arrestare la progressione della malattia. Per fare una diagnosi precoce si è inserito un altro strumento estremamente importante che è lo screening neonatale. Ci sono regioni pilota, il Lazio è stato uno di questi, ma c'è anche la Toscana e qualcun altro che si sta muovendo a livello nazionale, che stanno cercando di identificare a livello della popolazione i cosiddetti portatori sani e i soggetti affetti di questa malattia. E essendo una malattia rara, relativamente comune, autosomica recessiva, che vuol dire che viene fuori da due genitori portatori sani e si manifesta in media di un figlio su quattro di questa coppia, sappiamo che la presenza dei portatori è almeno dell'ordine di uno ogni 40 nella popolazione. Quindi è necessario ovviamente in questi casi fare una diagnosi precoce attraverso un riconoscimento che può essere fatto con lo screening neonatale. L'Italia è all'avanguardia negli screening neonatali. Quando alcuni anni fa è stata votata quella legge dello screening allargato che ha messo veramente in prima posizione a livello internazionale l'Italia. Oggi in Italia un neonato può essere diagnosticato per una quarantina di malattie che sono suscettibili di trattamento efficace subito dopo la nascita. Questo elenco si sta aggiungendo alcune altre malattie e con attraverso questi screening pilota anche la sottile emozionale finale è entrata nel numero di queste malattie. Quindi una buona notizia, anche perché sono cure che di solito sono molto costose, e anche in questo senso direi che l'intervento dell'AIFA e in generale l'intervento del sistema sanitario nei confronti di una serie di questi farmaci cosiddetti innovativi è quanto mai buona per le famiglie, perché altrimenti sono dei costi insormontabili. Ci sono altre malattie altrettanto comuni, come ad esempio la fibrocistica, che oggi si cura con un farmaco. E il costo di questo farmaco è almeno 800 euro al mese, quindi ci sono dei costi che sono molto importanti e quindi 800 euro, è un costo di 200.000 euro l'anno il costo di questo farmaco. Quindi la possibilità di avere un sistema sanitario che supporta questi costi è una cosa estremamente importante per le famiglie. Grazie, grazie professore. Allora Clara De Biolo, hai sentito le ultime, ci dai qualche indicazione su domande, così parla con me, rivolgiti a me. Assolutamente sì, infatti proprio mentre parlava il professore negli ultimi minuti è arrivata una domanda dal pubblico da parte di Teresa Salvadori che ci ha scritto: queste terapie sono a carico delle famiglie o del sistema sanitario nazionale? Se riusciamo a fare un po' più di chiarezza su questo tema qua, ci chiedono. Dunque, sono a carico del sistema sanitario. Dici qualche altra domanda. Prego. Sono a carico del sistema sanitario nazionale. Professore. Nel momento in cui il sistema sanitario nazionale delibera che questo passa. Questo, come ha ricordato il nostro presentatore, è avvenuto in queste ultime ore da carico da parte dell'AIFA per quello che riguarda la sottile muscolare spinale. Non è ancora il caso per una serie di altri farmaci che sono in via sperimentale. Però non dimentichiamoci che in Italia e in Europa esistono circa 200 farmaci orfani dedicati alle malattie rare che passa il sistema sanitario. Ok, grazie mille. Allora, Monica La Rocca ci scrive qua in diretta su Zoom. In Lombardia non fanno lo screening neonatale. Come mai? È una cosa vera che lei risulta? Beh, magari detta così mi sembra un po' brutale, io non credo, cioè magari sarà precisato il pubblico, poi sì, contestualizzi il professore. Come siamo messi, professore, con gli screening neonatali? Come andiamo con gli screening neonatali nelle diverse regioni d'Italia, professore? Allargato e per legge valido in tutta l'Italia da ormai 4-5 anni, adesso non mi ricordo la data esatta, ma questo è l'arco temporale.
lo screening pilota della atrofia muscolare spinale si fa a livello sperimentale nell'arco da più di un anno e si fa anche, se io stato in Toscana e forse in qualche altra regione. Si chiama screening pilota perché si sta vedendo la costo efficacia di questo screening, ma sono, credo di poter dire facilmente, che questo sarà introdotto a livello nazionale nello screening allargato nei prossimi tempi. Chiaro, perché mi sembra opportuno tenere a mente questo, e cioè che gli screening sono tanti, sono numerosi, quindi bisogna fare a quale facciamo riferimento, in quale regione, perché abbiamo delle situazioni diversificate da una regione all'altra e regioni diverse probabilmente vanno a fare lo screening di patologie a volte a diverse, per cui su alcune abbiamo una omogeneità su tutto il territorio nazionale, su altre particolari ci sono delle differenze tra una regione e l'altra. Comunque, Clara, sentiamo qualche altra domanda, così mandiamo in onda più domande in un colpo solo. Sì, allora ve ne leggo due. Marcella Zuccardi ci scrive: la terapia a base di staminali si può considerare un nuovo metodo di cura avanzato? In che cosa consiste di preciso? Questa è una. Mentre invece la seconda, Marcello Abate ci scrive: gli algoritmi e più in generale l'intelligenza artificiale possono essere una risorsa utile per salvare vite umane e in che modo? Sono due domande molto complesse. In sintesi voglio dire, la terapia con cellule staminali è una realtà, basti pensare al trapianto di midollo che è basato sul trapianto di cellule staminali. Basta pensare alla ricostruzione della cute artificiale, basta pensare alla ricostruzione della cornea. Quindi ci sono alcuni settori in cui le cellule staminali adulte, perché c'è stato 15 anni fa la polemica cellule staminali embrionali piuttosto che quelle adulte, oggi tutte le terapie che si fanno e ce ne fanno molti in giro per il mondo tutti i giorni sono basate su cellule staminali dell'adulte in certi tipi di contesto. Quindi la risposta è sì, le cellule staminali sono una risorsa per una serie di pazienti e diciamo che la risorsa principale in questo momento è rappresentata probabilmente dal trapianto di midollo osseo, che cura non solo malattie ematologiche acute, ma cura anche malattie costituzionali che coinvolgono il midollo osseo e anche alcune malattie metaboliche. La seconda domanda faceva invece riferimento Alex, ho perso il filo. Gliela rileggo: gli algoritmi e più in generale l'intelligenza artificiale possono essere una risorsa utile per salvare le vite umane? In che modo? Anche questa la risposta è sì. Si sta parlando sempre più della cosiddetta medicina dei sistemi, che vuol dire mettere insieme dati clinici, dati di laboratorio, dati strumentali, dati genomici, per quel sistema che noi chiamiamo volgarmente big data, per cercare di fare dei profili di malattia, dei profili individuali. Questi sistemi di medicina e sistemi sono alla base di quella che oggi non è una realtà di cui parlavo prima, che è la medicina personalizzata. Personalizzare una cura vuol dire avere un profilo completo clinico, strumentale, di laboratorio e molecolare, omico, di una persona. Quindi l'intelligenza artificiale e gli algoritmi in generale sono sicuramente un qualcosa che sta sempre più affiancando la medicina e a mio parere avrà nei prossimi 10 anni un impatto del tutto rivoluzionario. Voglio anche aggiungere che questi sistemi vengono oggi utilizzati in un altro ambito, ma molto vicino a quello che fa il clinico, che è praticamente lo sviluppo di farmaci innovativi. Si usano oggi sistemi digitalizzati per cercare nuove molecole che possono curare malattie oggi non curabili. Quindi si tratta di un qualche cosa che sta emergendo sempre più prepotentemente e credo che sarà alla base della gran parte della medicina dei prossimi 10 anni. Naturalmente in tutte queste cose di cui stiamo parlando bisogna sempre confrontarsi col sistema della sostenibilità, perché tutte queste innovazioni, cominciando dalle analisi genomiche, c'è cioè giù i farmaci innovativi e i sistemi della medicina e dei sistemi, sono sistemi costosi che quindi impattano molto sui costi della sanità. Quindi bisognerà studiare parallelamente allo sviluppo di questi sistemi innovativi, bisognerà trovare un sistema per rendere fruibile a carico dei pazienti tecniche di questo tipo. Io penso che una soluzione possa essere
se noi rivisiteremo un po' tutto il tema dell'appropriatezza in sanità. Ci sono degli sprechi fatti, compresi nei test genetici, compresi nelle diagnostiche per immagini, fatti in maniera impropria. Quindi si tratterà, a mio parere, di rivedere un po' i criteri di chi deve prescrivere questi esami sofisticati e costosi. Non credo che lo possa fare chiunque, lo deve fare uno specialista che potrà incidere bene sulla proprietà, sulla propria testa, e incidendo sulla propria testa risparmieremo una serie di risorse che potranno consentire per aprire nuovi filoni della medicina. Io vorrei chiedere al professore qualche notizia in più su quella donazione che c'è stata l'anno scorso da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha portato e messo a disposizione un macchinario proprio al Bambino Gesù, dove lei è direttore scientifico, un macchinario per analizzare e quantificare le mutazioni del DNA. Noi abbiamo detto e abbiamo scritto che questo strumento verrà utilizzato, viene utilizzato per, soprattutto per i pazienti oncologici, per ridurre tempi e costi di analisi. E abbiamo detto che lei, assieme a Mariella Enoch, che era presidente del Bambino Gesù, eravate proprio ad accogliere il presidente della FIGC, della Federazione di Gioco Calcio, Gabriele Garavina, in occasione di questa consegna di questo strumento, uno strumento per la caratterizzazione, cioè la definizione del profilo genetico dei pazienti, in particolare quelli seguiti dal Dipartimento di Oncologia e di Terapia Cellulare Genica, sottoposti a terapie avanzate come i trattamenti con le cellule CAR-T. Ora, anche i tumori in età pediatrica sono, diciamo così, una nuova frontiera, perché un tempo si davano drammatica questi casi clinici con delle nuove tecniche. Ecco, professore, anche in questo caso, che valore hanno questi strumenti? Chance, patologie che finora sono state definite difficili da trattare. La sua domanda, c'è una parola chiave che è stratificazione dei pazienti, che vuol dire i pazienti che hanno lo stesso tipo di tumore, lo stesso tipo di leucemia, sono biologicamente, soprattutto geneticamente diversi, quindi vanno sottoclassificati all'interno di quella condizione in base al loro profilo molecolare. Lo strumento a cui lei fa riferimento serve proprio questo, a una miglior caratterizzazione molecolare dei pazienti, perché in base al sottotipo molecolare si riesce a fare una cura più specifica. Ed è proprio quello di cui parlavamo prima, la medicina di precisione. Solo conoscendo un profilo molecolare esatto, noi riusciamo a dare la cura più appropriata. Quindi questo strumento è una delle tante macchine che noi utilizziamo in questo processo di sottoclassificazione della biologica del paziente con una specifica lesione tumorale. Altre domande che possiamo aver ricevuto? Ne abbiamo, Clara, in questo momento? Allora, ce n'è una. Raffaele Corleto ci scrive: Elon Musk ha detto che entro quest'anno inizieranno i test per impiantare il modulo di Neuralink nel cervello umano per curare gravi malattie. È fantascienza o questo esperimento potrebbe portare effettivamente dei benefici alle persone malate? Non sono né un neurologo né un neurochirurgo, però vi posso dire una cosa di tipo generale, che quando parliamo di medicina di precisione, io affianco al concetto di cellule ingegnerizzate e molecole innovative il concetto di neurochirurgia di precisione, chirurgia di precisione e radioterapia di precisione, perché esistono altri strumenti che non sono le molecole, le cellule, che consentono di fare interventi precisi a livello di pazienti affetti da patologie altrimenti non trattabile. Nel caso specifico posso dire che già da tempo, e questo capita anche nel nostro ospedale, attraverso dei sensori che vengono introdotti a livello cerebrale dal neurochirurgo in zone molto specifiche del cervello, si trattano, ma in maniera veramente rivoluzionaria e quindi in maniera precisa, neurochirurgia di precisione,
dei pazienti che presentano, ad esempio, delle miotonie. I pazienti con miotonia sono i pazienti che hanno delle contratture a livello muscolare, a livello articolare drammatiche. Entrano in sala chirurgica tutti contratti, si inseriscono questi sensori e dopo poco dell'intervento hanno i muscoli rilasciati e li cambia completamente la qualità della vita. Lo stesso sta capitando per alcune forme di epilessia che sono farmacoresistenze, con interventi specifici si trattano. Lo stesso capita per certe forme, non è il nostro mestiere perché è una patologia dell'adulto, ma certe forme di parkinsonismo. Quindi non è fantascienza, oggi introducendo dei sensori e interventi specifici fatti a livello neurochirurgico si può restaurare certe funzioni che si sono perse o si possono contrastare degli effetti di malattie neurodegenerative. Quindi la risposta è certamente grande ottimismo nei confronti di queste tecnologie. Perfetto, grazie mille. È arrivata ancora una domanda in diretta. Liliana Rossini ci scrive qua su Facebook. Come siamo messi con la CRISPR in Italia? Il taglia cuci del DNA, professore. Il taglia cuci del DNA diventerà una pratica sempre più diffusa? Quello che si chiama l'editor genetic, l'editor del genoma. Allora, diciamo che questa è una pratica utilizzata fortemente nei laboratori che fanno, ad esempio, gene therapy. Oggi uno dei sistemi per igienizzare le cellule è proprio usare questi enzimi che tagliano e cuciono il DNA. Questo tema ha avuto è stato molto nel dibattito per questione di potenziale risvolto bioetico, che è rappresentato soprattutto dal fatto che qualcuno pensava alla nascita di genetizzare il feto, o meglio non alla nascita, al concepimento di genetizzare l'embrione e di eliminare tutte le malattie. Questa è una follia, non è possibile né adesso né sarà possibile in futuro, anche perché questo sistema di tagli e cuci taglia nel punto che si vuole e quindi può correggere una sequenza, ma induce centinaia di altre variazioni del genoma, quindi al momento non è una tecnica sicura da utilizzare su un preembrione allo stadio di poche cellule. Diverso è l'uso per la correzione di mutazioni somatiche, e questo è già una realtà. Probabilmente qualcuno di voi ha letto non molte settimane fa una notizia che ha coinvolto anche il nostro ospedale, che ha partecipato a questa sperimentazione per la prima volta al mondo, che riguarda la talassemia. Voi sapete che l'anemia mediterranea è una malattia terribile che era subletale fino a non molti anni fa, poi sono venute fuori le terapie chelanti, poi è venuto fuori il trapianto del midollo, poi è venuta la terapia genica. Oggi uno dei sistemi che si utilizzano, e della novità che viene proprio negli ultimi mesi, che è uno studio internazionale a cui ha partecipato anche il nostro reparto di oncopatologia diretto dal professor Locatelli, è stato quello di ingegnerizzare le cellule del paziente attraverso la tecnica del taglio e cuci, dell'edite del genoma, e in particolare riattivare un gene che normalmente è spento per consentire a questi pazienti di fare la loro emoglobina. C'è una sperimentazione che ha riguardato i primi pazienti, che ha funzionato molto bene, e quindi ecco che la risposta alla domanda è che questa tecnologia dal laboratorio sta entrando nella pratica clinica, e sicuramente tecniche tipo il CRISPR e enzimi correlati avrà un grande futuro sui protocolli di genterapia per le malattie costituzionali. Grazie mille professore, grazie mille Alessandro Malpelo per essere stati i nostri ospiti. Alessandro, come ti chiede sempre il professor Zanon, come intitoleresti la puntata di oggi? Sono sicuramente con il professore Dalla Piccola, abbiamo parlato con la massima autorità, quindi è sicuramente nel titolo la parola chiave è speranza, ma anche fatti concreti che il professore ci ha fatto conoscere e ci ha reso partecipi. Certamente c'è una realtà che anche dentro i laboratori che noi non conosciamo, sono le molecole che arriveranno in un prossimo futuro. Noi vediamo l'oggi, ma già adesso sono in cantiere delle terapie che inimmaginabili che verranno a maturazione nei prossimi anni. Quindi il professore ci ha dato sicuramente con le sue parole, con il suo soliloquio, la sensazione di una medicina in grande evoluzione e che sarà gravida di novità nei prossimi anni.
Grazie mille davvero, grazie mille a tutti i telespettatori, in più di 230 ci avete seguiti e siete ancora connessi. Vi do appuntamento ad un'altra puntata con Personal Doctor a domani alle 14:30. Arrivederci a tutti e grazie di essere stati con noi.